Oh, signore, un sacco bene. Guarda, Maria Rosa! Appicciate le visioni! Vediamo se fu fatta le stazioni! Sì, sì! Ma ho figlio 20 milioni di biglietti! Da poco ho fatto una maschera! Ma io ho detto che ho fatto una palata! Si trovi che ho fatto una giornata! Dai zitti! Per amore dei signori! Che quando mi menti, ne agiti per ciò facciuri! Il maltempo ha causato danni e disagi nella regione e anche nei paraggi. Vicino, a Vezzano, nell'abitazione del signor Porchetto, la gottera gli è caduta addosso al letto. Le condizioni meteorologiche dell'intera giornata prevedono nebbia ed aria infannata. La mattina in pianura qualche schiarita, pomeriggio in montagna qualche pisciata. Sui piani delle caverne e del cannulo, acqua, vento e cagarella al culo. Ottimo, amici numeravili! Che sta facendo l'altra iniziativa? Scusa, credevo fossi più educato e intelligente, ma sei sempre il solito deficiente. Lei si numera e vede come fai, sai? Che se vengo io tu, trazzo mi passi i guai. Vi leggo il numero vincente del tonto Bassano. Il cerco di buone. Prendete subito carta e penna in mano. 5, 2, 4, 9, 7, 7, 0, 1. Ripeto, 5, 2, 4, 9, 7, 7, 0 e 1. A questo numero vengono assegnati belli e buoni 1.750 milioni. Amore Rosa! La fortuna di Vasau! C'è una casa da... A porta scalare a casa nostra e non so perché! Ascoltare io ho qui a noi rappresentanti
e a lui ho commesso. Ma prego, entrate, accomodatevi lo stesso. Prego, accomodatevi, si è poco questa gente, ma decidimi, a quale religione appartenete? Io sono solo persona di questo mondo. Subito vi faccio un discorso retto e tondo. Permettete, io vi saluto, come ne vale? Cazzo, stai ancora? Oh, culo, mi faccio un cazzo. Arrivederci, Marione, arrivederci. Io sono agente di una immobiliare società che vi offre case e tutto a volontà. Ve la diamo in collina o in alta montagna, o al mare dove l'acqua vi bagna. Anche le migliori macchine noi vi offriamo, che pagherete col tempo piano piano. Amara Rosa, l'acqua la vita un pannata. Dopo una vita succede tutto a noi ornati. Io ti dico ben maccatti, caro Turi, ma quando santo passo a ben maturi. A chi arrivi, Stefano? Allora, signorina, per cominciare, alla montagna di La Sila, una casa mi vuoi accattare. Momento vaglio di assupa, prima Natale, e momento quello dopo 3 mesi, lo quintale. Abbiamo per voi una bella villetta che vi costa 90 milioni e una mazzetta. Scrivete subito lo contratto, che ve lo firmo per non mancare allo patto. E per mia una casa con il mare, con una vista che tutto mi fa guardare. Lo quanto o mi costo di la stanza. E per mi butto, mi ingrossa, con le panza. 150 sono i milioni da sforzare. Se tale casa voi volete comprare. Scrivete pure questo, con parole chiare. Che sto piacere. Alla mia bugieri non ce la voglio negare. Grazie, marito mio, che già ti siedi. Per come dico io, e con queste mani ti voglio vestire. Ti ringrazio per un buon cuore, bugieri mia. Ma speriamo che ogni 100 anni ho visto mia tia. Dunque, il conto totale da pagare tra costi, bolli, tasse e varie è di 250 milioni in un unico assegno. Fatelo subito come vostro impegno. Buonazzo viato, e senza impegno, e senza tempo per dire, catturi, tutti hanno riconosciuto. Grazie di cuore e complimenti, così fanno le persone intelligenti. Me ne vado. L'assegno. E grazie. Me ne vado e da voi mi distacco. Capeoia ciò che l'aupac. Ah, Turi. Mi anzovazzano me lo vuoi accattare. Puro delle campane agli musugno pacioni. La mattina non mi rompe le scatole più piccoli. Forse qualcuno fra un po' sarà male, ma il numero vincente era solo uno scherzo di carnevale. Se volete sapere il vero vincente, quello di adesso è il giusto, ma sinceramente. 4, 5, 2, 8, 8, 0, 5, 3. Mamma, e gli sono mio amico! Io vengo io che ti spassi intorno! Amore Rosa, siamo fatto quasi! Che rimanere con un collo rotto! E senza tarati! Sogno rovinato! Bruciato mi vengo meno! Mi pare che sogno pigliato! Mi non fermo! A parte di tutto quanto l'ho creato! Non mi dà questi guai! Dateci ho coraggiato!
schierato.